Cari amici, non c'è alcun dubbio che una delle più grandi questioni che dovrà affrontare l'umanità del terzo millennio è la questione gender. I nostri fratelli e sorelle con tendenze omosessuali sembrano, a nostro parere, stretti tra due posizioni entrambe oppressive e non risolutive della questione. Da una parte la destra estrema e alcune formazioni religiose integraliste che manifestano un'intolleranza e un disprezzo che può arrivare fino alla persecuzione e all'eliminazione sociale o addirittura fisica di questi nostri fratelli e sorelle. D'altra parte il turbocapitalismo che, avendo capito che le persone più confuse e disorientate sono, più spendono, con la scusa del rispetto dei diritti, portano avanti un'aggressiva campagna per l'instaurazione del pensiero unico, diffondendo l'ideologia gender in tutti gli ambienti e cercando di introdurla addirittura nelle scuole elementari, per confondere anche i bambini. Quanti milioni di dollari i dominatori economici di questo mondo spendono per comprare registi, attori, attrici, web, influencer e persone dello spettacolo per far passare per normali comportamenti che non lo sono? La Chiesa, cari amici, è davvero l'ultimo baluardo nella difesa della dignità di tutti gli uomini, compresi i nostri fratelli e sorelle con tendenze omosessuali, ricordando all'umanità intera che Dio ama tutti gli uomini così come sono, ma li ama troppo per lasciarli così come sono. Infatti Dio, cari amici, in Cristo ha un disegno straordinario, offerto gratuitamente a tutti. Solo coloro che volontariamente lo rifiuteranno ne resteranno esclusi. Cari amici, è tutto per adesso. Ciao e Dio vi benedica sempre.